Hello, ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video ho purificato un'altra pietra del legame sconfiggendo un Kirin prima di poterlo fare ed è stato davvero interessante scontrarmi con una creatura che effettivamente viene dalla mitologia, dal folklore giapponese. Non mi aspettavo di trovare un mostro del genere, ok i draghi, ok i serpenti, ok le scimmie strane, ma il Kirin proprio, è stato carino. Anche se con l'elettricità devo ammettere che il mio personaggio non ci va per niente d'accordo. Ma comunque, la prossima e ultima, se non erro, pietra del legame si trova a Zalam, nelle distese nevate di Darj. Ah. Ok. L'ultimo minerale del legame si trova sul Monte Selion, dove fu creato l'orrore nero. L'entrata al monte è situata nelle rovine di Zalam ed è accessibile solo agli eletti di Redan. La fine è vicina. Dirigiti alle rovine di Zalam nelle distese innevate di Darj. Ok. È fatta allora. Oh, è questa. Sono questi le porte di Zalam, signori? Sì, è il minerale del legame lì dentro. Basta così. Non andrete oltre. Consegnatemi l'uovo. Ma davvero? È giunta la tua ora, Ryder! Sheval! Cosa stai facendo con quell'uovo? Distruggerò il flagello nero. Porrò fine a tutto questo. Ma quel drago è per Redan, obbedirà solo all'eroe della leggenda. Vi farò vedere. È l'unico modo. Sta a vedere! Che cavolo è quello? Ecco la mia grandiosa invenzione. Se qualcuno deve diventare l'eroe, quello sono io! Il drago bianco mi ha sentito. Ha scelto me. L'eroe Redan è tornato! Andiamo! Capitano, vado anch'io. Porterò indietro Sheval. Noi non possiamo fare nulla, ma loro sì. Solo il legame che unisce questi giovani può riportare il drago bianco ora. Capisco. Lilia, i legami tra voi tre sono forti. Riponiamo tutta la nostra fiducia in voi. Sì, signora. Mm.
Allora, due considerazioni sul drago bianco. Ha un muso leonino, le corna da capra e dovrebbe essere un drago perché ha le ali. No. Cioè, non sembra un drago. È abbastanza carino. Non nel senso che deve essere carino tipo, oddio, che bellino. Carino nel senso, Madonna, che figo. Non mi fa quell'effetto, non me l'ha fatto quell'effetto come con alcuni mostri, e l'ho espresso chiaramente quando un mostro era bello. Ma il drago bianco non mi ha lasciato sinceramente niente. Magari è forte, se mi capita di poterlo mettere in squadra, sicuramente lo metto. Poi va a finire che è una pippetta, ma non lo so. Vediamo che succede. Sicuramente dovrò sconfiggerlo combattendo contro Sheval, è quasi certo. Maledizione, l'abbiamo perso. Lascia che ti aiuti. Troppo pericoloso, non sappiamo cosa ci attende più avanti. Dovresti restare qui. Ma l'avevo finalmente raggiunto. Sta andando proprio come prima. Lo cerco sin dal giorno in cui siamo stati separati. Devo parlare di nuovo con Sheval. Se riuscissi a parlargli, potrei convincerlo. Ok, separiamoci e cerchiamo Sheval. Bene, mi manderà un segnale se lo trovo per prima. Vi ricordate il nostro vecchio segnale, vero? Ok, a più tardi. Coraggio, dovremmo fare in fretta. Wow. Sheval ha fatto schiudere l'uovo di Versa Nova e ha aperto le porte delle rovine. Significa che Sheval ha raggiunto lo stesso livello di Redan? Sta avanzando verso il Monte Celion. Raggiungiamolo. Celion o Celion? Ma, comunque sia, dovremo affrontare sicuramente dei nemici tosti più avanti. Quindi qualche sfida la faccio sicuro. E non credo che a questo punto manchi molto per finire la storia principale, che è quello che mi limiterò a fare perché ho voglia di portare altra roba sul canale. Poi perché come gioco mi sta piacendo davvero tanto, però sul canale ho voglia di portare altro, visto che sta uscendo altra roba. Hello? Ciao, bello, tu che fai? Neanche mi hai visto. Ma non mi aveva visto, stava andando per fatti suoi. I buggy! Che bellini! Sono veloci. Me lo aspettavo che fossero veloci, sì. Me lo aspettavo, però comunque fatto un attacco potenza, sì. Proprio per perdere, insomma. Ah, ma sono cattivelli, eh. Attacca un po' questo, vai. No, troppo freddo! Cavoli, il freddo c'è qui, è vero. Ovvio, cos'altro potrebbe esserci? Fa freddo. Ok, sono debolini. Ah, Radian, ti chiedo davvero tanta scusa, Radian, ma... Purtroppo. Andato. Devo prendere la bruma. Ma io non ho freddo. Il mio PG non ha freddo, a quanto pare. Oh, e ora siamo a calduccio. Let's go, Ski. Vedo qualcosa che non mi piace laggiù. Che roba è quello? La mappa, scusami, eh. No, voglio vedere quella roba rossa. Saranno dei nemici? Tipo degli insetti. Eh sì, è un nemico, wow. Ci sono quelli dell'elettricità e quelli del fuoco, allora. Insetto Drakgr, vabbè. Italiano non pervenuto. E sono veloci anche loro. Bella botta. Chi è? Invasione. È un Devilicio. Ma questo chi l'ha chiamato? Vai, canto melodico. Hunga 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 hunga. Bravissimo! Radian, però che male ti ha fatto. Bene. Wow. Ti curo, Tato, ti curo. Oh, mangia sta pozioncella. Golosità, wow. Ti piace la mangia, eh? No, oh, beccate questo. Vai, legame più, legame più, legame più. Altro legame più, let's go!
è a terra. E allora colpiamolo con la potenza del legame, veloce, perché non voglio perderci troppo tempo. Si sta riprendendo. Ah. Ok, attacco doppio. Sicuro. Fervore ha fatto. Il suo attacco è migliorato tantissimo. Ma no. Se io faccio due velocità, che faccio? Divento più veloce? No. Wow. Si vede che era migliorato tantissimo. Sì, ha fatto un grande male. Un grande Malox Plus mi ha fatto. Vendiamo un po' Yankut Q. Magari così voglio provare a vedere. Oh no, tecnica! Ok, attacca Yanku. Vai, vai, vai. Se faccio 4 a velocità, che succede? Niente, la canzone rimane invariata. Ancora fervore fa. Aia. Wow. La prima volta che affronto un Devilijo. Però non me l'aspettavo così forte. Vediamo Tato abilità e vediamo che succede. Attacco tecnica. Grande, grande Tato, grande. Devo dire che non me l'aspettavo l'invasione. Mannaggia, ancora fervore usa. Io non ho capito se è un problema. Cioè lui ha invaso perché può succedere una tantum proprio quando gli va male, o è successo perché qui può invadere? Mi sta cioè non è che mi sta facendo troppo male, ma non va giù. Ancora no. Ragazzo, 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 allora. Beh, 12.000 punti esperienza. Quindi ora posso fare l'armatura e l'arma del Devilijo. Non sono andato KO neanche una volta, questo mi va riconosciuto. Oh no, qua ci vuole velocidrome. Mi tocca prendere un'altra strada allora. Esploro? Esploro e me la rischio? Ma sì, dai. Però ci sta quello lassù che è cattivo. E se lo prendo da dietro? Non mi faccio vedere? Allora no, sti cosi mi hanno fatto spawnare il Devilijo prima, quindi non ci tengo... No, devo saltare là. Quindi non ci tengo a farmi rivedere. E allora là ci vuole un'Energilla. E devo per forza fare la strada allora, non ho altra scelta. E se quello lì mi attacca, mi arrangio. Là c'è una Tanara... Due Tanerare, wow. Vorrei esplorarle, ma... Aspetta, aspetta, non mi ha visto? Larva serpente... Non mi ha visto, quello sta lì fermo proprio. Ok, wow. È grande il posto, è grande. Dovrei esplorarlo in realtà. Però ci vuole velocidrome. Tutte quelle piattaforme sono per il velocidrome.
Mi conviene provare a prendere Velocidrome, anche perché è debole come mostro. O meglio, l'unico mostro che io ho per saltare, che io sappia, è Velocidrome. Gli altri non so se ce n'è un altro. Laggiù, amico, i miei baffi percepiscono qualcosa. Sì, sarebbe da visitare tutto. Però non penso mi stia privando di qualcosa. Aspetta! Pergargo, non li sapevo proprio quando rendervi, eh? Scevale è riuscito dove tu hai fallito. Ha legato con il grande drago bianco. È lui il vero Redan, un eroe tutto grazie alle modifiche alla pietra del legame. Pietra del legame! Ho sfruttato la potenza del minerale del legame e reso la pietra del legame del caro Scevale migliore che mai. Hai dato la tua pietra a questo ciarlatano? Il drago bianco ha scelto me, non te. Fermerò io a flagello nero, sarò io l'eroe. Dovresti capirlo a questo punto. Seguire ciecamente il codice del Rider non è servito a fermare il flagello. Abbiamo solo potuto guardare mentre il nostro villaggio veniva distrutto. Quindi, ora farò le cose a modo mio. E se insisti a provare a fermarmi... Affrontami allora! È ora di risolverla una volta per tutte! Va tutto bene, dobbiamo solo fargli aprire gli occhi! È una chimera in realtà quel drago! Guarda, Link, questo sì che è vero potere! Ora sono forte, non ho bisogno di te. Fermerò io il flagello nero. Allora, ho molta paura. Testa o coda? La coda mi sembra molto cattiva, ma anche la testa. In realtà, cioè, entrambe sono molto brutte. Scevale, non fermerai così il flagello nero. Silenzio! Ti riferisci ai tuoi preziosi legami? Ne ho abbastanza di voi, idioti. Ma è ancora la bomba. E vediamo che succede. Il drago bianco ascolta me. Io sono Redan, sono un eroe. Ho ragione, il drago bianco ne è la prova. Ma veramente no. Allora, ho usato tecnica prima e ora colpo bianco. Wow. Ok. Questo tipo di scontri non ha alcuna valenza. Cioè, vinci sempre. Che c'è, Link? Mostrerò a mondo un potere inedito. Su, prova a fermarmi col legame. Devo caricarlo, aspetta. Hunga bunga hunga. Questa luce, che energia! Il potere del drago bianco aumenta, ma non possiamo arrenderci ora. Fermiamoli, amico! Sì. In sella, mio drago. Oh, let's go! Ah, è andato KO la testa? Bah, non sai quando arrenderti. No, Scevale. Non ne ho idea. Ma pensavo fosse finito a terra, no? Però comunque la testa è andata giù con un bel po' di dannetti ci sono voluti, Effettivamente, attacco velocità, me lo prendo io. Vabbè, meglio io che non il mio mostro. Forse. Amici, io godo. La sito è molto godica. Mi ricarico io, scusami Rakan, ma tu stai piuttosto benino, io no. Ah, forse Versanova non è al massimo potere perché Scevale non è l'eroe.
E ora il colpo finale. Cosa? Ah, si è risuscitato la testa. Bene. Usa il ruggito recupero. Abilità legame. La faccio oppure combatto con una tecnica. Però potrebbe fare tecnica a sua volta. Se fa velocità, no. Va bene, va bene. Ah, ok, non era il massimo. Ascoltami, drago bianco! Guarda, il drago bianco è fuori controllo! E allora, abilità legame! Veloce, perché abbiamo già vista. Che succede? C'è qualcosa di strano? Wow. Shebal! Livia! Non ci siamo, è proprio come nella leggenda! Si sta trasformando nell'orrore nero! Perché sei diventato infetto? Questa è colpa nostra. È sotto l'influenza dei minerali dei legami. Impossibile. Non avrei mai fatto un simile errore di calcolo. E perché provate a forgiare un legame fasullo? Perché? Perché mi hai tradito? Non eravamo forse legati? Il primo a tradire il legame sono stato io. Sheval! Presto, segui l'orrore nero, lascia Sheval a me! Se prendi il controllo del minerale del legame, tutto il mondo verrà infettato! Presto, dobbiamo prendere Makili Nova! Quindi ora il Versanova si chiama Makili... Cioè, il Naviro sa tutto, Naviro, è un genio! Dove i legami ignorati dal flagello sono rovinati... La pietra del legame di Sheval si rompe, il Versanova si trasforma in Makili Nova. Se l'orrore nero raggiungerà il minerale del legame, il mondo avrà fine. Non c'è tempo da perdere, devi fermare il Makili Nova. È incredibile come Naviro sappia tutto. È un pozzo di scienza, Naviro, mamma mia. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. Nel prossimo porrò fine alla serie, finisce il tutto, non ne ho idea. Comunque, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!